Le notizie del TG Ora. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti della Confcommercio di Napoli, di cui Pietro Russo è stato presidente fino a gennaio 2017. Lo stesso ex presidente è oggi gravemente indiziato del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e turbata libertà degli incanti. In particolare, Russo rappresentava falsamente alla Camera di Commercio la regolare esecuzione del progetto Confcommercio Esperienza a Confronto, iniziativa ammessa al contributo di 48.000 euro, la sopportazione di costi per 24.000 euro non ancora sostenuti al momento della richiesta di rimborso e l'inerenza al progetto di 2.750 euro riferiti in realtà ad attività ludiche estranee al progetto, come una gita di 6 persone alle cascate del Niagara. Convergenti elementi di prova indicano attendibilmente che Nicola Cosentino, sin dall'inizio della sua carriera politica, ha goduto del sostegno elettorale del clan dei Casalesi, segnatamente del gruppo Bidognetti sin dalle elezioni comunali del 1978 e anche del gruppo Schiavone a partire dalle elezioni regionali del 1995. Così i giudici del collegio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricostruiscono la carriera politica dell'ex sottosegretario all'economia del governo Berlusconi in uno dei passaggi chiave delle motivazioni della sentenza di condanna a 9 anni di carcere emessa il 17 novembre scorso e depositate qualche giorno fa. Si tratta del processo cosiddetto Eco 4, in cui la DDA di Napoli ha contestato all'ex politico di Casal di Principe il ruolo di referente politico nazionale del clan dei Casalesi, un teorema confermato dalla condanna per concorso esterno in associazione camorristica. L'ex uomo forte del PDL in Campania e agli arresti domiciliari a Caserta. La Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Procura di Vallo della Lucania, ha eseguito perquisizioni e sequestri per 25 milioni di euro nei confronti di un imprenditore accusato di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'uomo dichiarava redditi ai limiti della soglia di povertà e si avvaleva di numerosi prestanomi. Svolta nelle indagini per l'assassinio di un anziano originario del Casertano in una corsia dell'ospedale di Benafro in provincia di Isernia. A un anno dai fatti i carabinieri hanno arrestato l'unica indagata, un'infermiera 45enne che lo avrebbe ucciso facendogli bere soda caustica. L'accusa per la donna è di omicidio volontario. Celestino Valentino, 77 anni, di Pratella in provincia di Caserta, era ricoverato da diversi mesi per un'ischemia cerebrale che gli rendeva impossibile ogni movimento. Era il 22 giugno dell'anno scorso quando la moglie dell'anziano e la figlia, anche lei infermiera, lo trovarono in condizioni terribili per le lesioni alla bocca e alla trachea provocate dal passaggio della sostanza corrosiva che l'infermiera arrestata gli aveva fatto bere presumibilmente poco prima. Il 77enne fu trasferito all'ospedale di Isernia, dove morì alcuni giorni dopo. Nessuna corsia preferenziale per Domenico Diele, ma la semplice applicazione della legge. Questo, in poche parole, è il messaggio che l'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno vuole mandare alla famiglia di Ilaria Di Lillo, morta nella nottata tra venerdì e sabato sull'autostrada mentre rincasava con lo scooter e sbalzata in aria dall'Audi condotta dall'attore, nel cui sangue sono state trovate tracce di oppiacei e cannabinoidi. L'ANM risponde con un comunicato alle polemiche sollevate dalle amiche della vittima che il giorno della convalida dell'arresto con obbligo di domiciliari con braccialetto per Diele hanno commentato il provvedimento definendolo indecente. Non pagavano il pedaggio e due automobilisti sono stati condannati a Napoli. A riferirlo è la società Autostrade Meridionali in una nota che parla di comportamenti morosi reiterati da parte di due soggetti e il riconoscimento dei reati di insolvenza fraudolenta continuata e truffa aggravata. Sono stazionarie e gravi le condizioni di salute della bimba di 18 mesi che a Ponte Landolfo nel Sannio è rimasta schiacciata da un'auto nel garage di famiglia alla cui guida si trovava la madre. La 33enne non si è accorta della presenza della figlia. La piccola è stata portata prima all'ospedale Rummo di Benevento, poi è stata trasferita durante la notte in elicottero al Santo Bono di Napoli. Ora è ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Indagano sul fatto i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.